Non tutti soccombono all'est sotto il giogo comunista. Innumerevoli eroi nascosti lottano in silenzio fra privazioni e difficoltà indicibili per difendere e conservare il tesoro della fede cattolica. Sono vescovi, sacerdoti, laici. Vecchi e bambini, uomini e donne. Essi resistono perché non temono coloro che possono uccidere il corpo. Una delle più sfolgoranti figure che marcia alla testa di questa schiera di coraggiosi, che parla loro anche da morto, dalla sua tomba perennemente infiorata nella cattedrale di Zagabria, è il cardinale Luigi Stepinac, questo cavaliere senza macchia e senza paura, di cui l'autrice ci presenta col suo stile incisivo il nitido profilo. Attorno a lui si muovono i membri di una famiglia tutta formata da confessori della fede. Esempio e monito per chi vive nella sicurezza dei paesi liberi e si adagia in una placida indifferenza. All'est si combatte una battaglia che un giorno darà frutti mirabili di santità. Dalla Chiesa del Silenzio sorgerà la Chiesa della Vittoria.